Ecco qua per mercoledì. Notizie del TG1, due proiettili in un pacco spedito in procura che contiene anche una minaccia di mercoledì 7 di febbraio 2024. Eccolo qui. Con un esplicito riferimento al processo sulla morte della piccola Fortuna Loffredo, la minaccia di morte rivolta al giudice Alfonso Barbarano, presidente della quinta corte d'assise, da un anno impegnato nel dibattimento sulla morte di Fortuna, la bimba di 6 anni violentata e uccisa il 24 giugno del 2014 nel parco verde di Caivano. Non è la prima volta che il giudice Barbarano finisce al centro di pesanti intimidazioni dal momento che mesi fa è stato destinatario di una prima lettera anonima, indagine per minaccia destinata ad essere trasmessa per il seguito degli accertamenti presso la procura di Roma. Ufficio titolare fascicoli che vedono coi colori anche occupati le offese ai magistrati del distretto di corte di appello e Partenope. Eccolo qui. Beni per 6 milioni di euro sono stati sequestrati dalla DIA di Napoli in esecuzione di una misura di prevenzione emessa ai sensi della normativa antimafia dal Tribunale di Santa Maria Capua Vetere nei confronti dell'imprenditore del settore della produzione e trasporto del calcestruzzo Angelo Pontillo, 56 anni, originario di Capotrise, in provincia di Caserta. Secondo la procura, nell'ambito di un'inchiesta che si avvalsa delle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia attraverso la COCEM, azienda produttrice di calcestruzzo, avrebbe favorito il clan camorristico dei Belforte di Marcianise come collettore del pizzo. Hanno preteso dal titolare di bar di Villaricca, provincia di Napoli, il pagamento di 70.000 euro, minacciando ritorsioni violente anche nei confronti dei familiari, ottenendo la somma raccolta a fatica dalla vittima con la vendita di un'auto e ricorrendo ad alcuni prestiti. In tre sono stati raggiunti da un'ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dalla GIP di Napoli su richiesta della direzione distrettuale antimafia partenopea. Tra loro c'è anche Walter Mallo, 28enne, ritenuto capo dell'omonimo gruppo criminale emergente attivo nel rione Don Guanella di Napoli. Protagonista di recenti lotte intestine per il controllo del territorio, in particolare per la guerra dichiarata dallo storico clan russo. Oltre 600 capi di abbigliamento contraffatti sono stati sequestrati dalla Polizia di Stato che a Napoli ha denunciato 5 persone. La scoperta è stata effettuata dai poliziotti del commissariato Vicaria Mercato con la collaborazione degli agenti del commissariato Decumani e dell'ufficio Prevenzione Generale. I poliziotti, impegnati nel controllo del territorio, hanno effettuato controlli nella zona turchesca Piazza Mancini, dove negli ultimi mesi avevano effettuato numerosi sequestri di abbigliamento contraffatto, in particolar modo in via Calasanzio, dove avevano posto i sigilli ad un locale utilizzato per lo stoccaggio e la vendita dei capi di note griffe false. E proprio oggi a Napoli c'è stata una missione della Commissione parlamentare sulla contraffazione. Cancro e ambiente, risultati generali descrittivi su incidenza e mortalità per tumori pediatrici in campagna non segnalano particolari allarmi, ma emergono alcune criticità, come quelle sui tumori tiroidei nelle fasce d'età da 0 a 14 anni e da 15 a 19 anni. Il carcinoma midollare della tiroide sui grandi numeri fa registrare infatti uno scostamento in eccesso dell'1% tra casi osservati attesi nel quinquennio 2008-2012, un picco segnalato in tutta Italia ma in campagna. Il 23 febbraio 2024 è emerso dal lavoro del commissario. E c'è il via libera dell'avvocatura e della Napoli Servizi, società interamente del comune, sarà la stazione appaltante per i lavori allo stadio San Paolo. Nel portafoglio della società ci sono 25 milioni in più, quelli del mutuo fatto dal comune con il credito sportivo, che ora potranno essere spesi per far partire la seconda fase del restyling dello stadio, a partire dall'installazione dei bagni e dei nuovi sediolini, almeno per un settore da fare entro l'inizio della prossima stagione agonistica. Questo è mercoledì 7 febbraio del 2024.